Signore e signori, buongiorno. Vi presentiamo fra poco un incontro con Vittorio Sgarbi, che è stato a Trento ieri, 30 di maggio del 2017. Lo vedremo in un breve estratto dal suo spettacolo dedicato a Caravaggio e a Pierpaolo Pasolini. Scopriremo anche perché questi due personaggi artisti hanno delle similitudini. Ecco, poi vedremo Sgarbi per un istante mentre firma autografi e poi finalmente durante la nostra intervista. Quindi Vittorio Sgarbi, in meno di un anno, già per la seconda volta, ha accettato di rispondere alle nostre domande. Signore e signori, buona visione! Invincibile. Ma subito, quello che avete sentito, ha detto quelli che lo hanno ucciso non sapevano che era Pasolini, quindi ha cancellato subito con molta intelligenza, era un uomo molto lucido, l'idea del complotto. In quegli anni correva come un modo per non voler credere alla tragedia nella sua sostanza reale, cioè che Pasolini era stato ucciso per essere andato a dragare alla stazione Termini trovando un ragazzo con cui l'intesa non si era trovata e alla fine il ragazzo l'aveva ucciso da solo, non da solo, comunque nel processo di terzo grado, quindi con la condanna definitiva, soltanto una persona è stata condannata per la morte di Pasolini. Al di là quindi di questa morte, ed è un problema anche per la morte di Caravaggio, capire come è morto, avete sentito in queste parole una estrema lucidità nel dire che Pasolini era un poeta, un testimone, un uomo coraggioso, era un uomo di cui sarebbe stato orgogliosa qualunque nazione, era un poeta, niente più difficile che essere un poeta in tempi come questi, in cui i poeti sono sempre più rari, ma era soprattutto, e questa è la chiave impressionante dell'interpretazione che avete sentito, un diverso. La parola diverso ha diversi significati, uno dei quali è un significato che si è cercato di negare in tempi recenti, pensando che niente è più giusto che essere tutti uguali, quindi essere, come dire, normali. Ma il nome? Clara. Clara. Ah, anche lei. Che vede tutto. Esatto, grazie mille. Una. Dimmi quando sei pronta, Lara. Hai fatto. Vieni, dammi qua. Sì, bene. Allora, Trento, 30 di maggio del 2017, Vittorio Sgarbi, che è qui adesso per fare fotografie, firmare autografi, però hai presentato quest'oggi uno spettacolo che ha messo insieme addirittura Pierpaolo Pasolini e Caravaggio. Intanto spiega perché, com'è nata l'idea. L'idea è nata pensando e vedendo le affinità fra due spiriti e mettendoli in collegamento l'uno con l'altro rispetto a quello che hanno fatto e quello che hanno vissuto. E qualcosa di questo spirito liberale forse c'è anche in te stesso? Ti sei rivisto in questi due personaggi per qualche motivo? Beh, so cosa senti lo spirito liberale con Caravaggio e anche con Pasolini, ma certamente dell'espressione di passione e di verità, personalità come Pasolini e Caravaggio sono per noi dei modelli e degli esempi, quindi quello che loro hanno fatto indicano loro capacità di non accettare regole e principi obbligatori, per cui c'è una ribellione che ognuno può sentire propria, quindi da questo punto di vista qualcosa evidentemente unisce tutte le persone che hanno questo spirito. Sbaglio o è proprio quello che manca nella nostra società e soprattutto nei giovani, cioè questa voglia di cambiare le cose? Ma se non mi occupo di giovani se non per ragioni così private, per cui non so bene quale debba essere l'orientamento dei giovani rispetto a... I giovani avranno uno spirito di ribellione come tutti i giovani hanno avuto, più o meno limitato dai condizionamenti della vita, dalle paure, dalle preoccupazioni. Quindi
I giovani non sono mai un'astrazione, ognuno è giovane per sé e la giovinezza la vive nella propria vita come un'esperienza di formazione, per cui qualcuno magari si sacrifica di più, nel senso che non si espande, non si apre. Un'altra cosa mi incuriosisce, in televisione spesso hai un piglio abbastanza polemico, sembra quasi che non ti lasciano parlare, non ti lasciano trasmettere tutto quello che hai potuto fare ad esempio questa sera in una sala gremita che ha ascoltato per 2 ore. Perché sono per il monologo, quindi il mio tempo, diciamo, il mio format è questo. In televisione devi parlare 1 minuto e mezzo, quindi è chiaro che ti costringono, ti contraggono, ti mettono di cattivo umore, poi cominci a fare la risposta, l'intervistatore ti interrompe, quindi sulla punta la mandi a cagare, cosa in cui sono specializzato. Ah, ecco, non mi hai ancora detto capra. Quella che te lo meriti, non è che una è capra così. Allora, perché io possa non meritarmelo, faccio vedere anche il libro, intitolato Dall'ombra alla luce, da Caravaggio a Tiepolo. Questo è uno dei libri a cui hai attinto per realizzare il monologo di oggi. Eh sì, perché questo per la verità è il seguito. Il precedente indica il passaggio dal cielo, che è l'opera di Michelangelo, la Cappella Sistina, il Giudizio Universale, alla terra, che è l'opera di Caravaggio, che parla degli uomini che vivono nella esperienza quotidiana e addirittura simbolicamente schiaccia a terra il corpo di Saulo, sopraffatto dal cavallo, e quindi il suo punto di vista è il punto di vista dell'uomo che non sale al cielo, è un punto di vista tutto legato alla vita e all'esistenza, e quindi dall'ombra, anzi in quel caso da Michelangelo a Caravaggio, era il passaggio dalla luce all'ombra, mentre questo qui è quello dall'ombra alla luce, che è la fase in cui si è superato Caravaggio. Quindi il libro che fa riferimento a questo spettacolo è in realtà il terzo, il cui titolo esatto è Dal cielo alla terra. Poi c'è Dall'ombra alla luce, poi l'ultimo sarà dalla luce al mito, qualcosa di questo genere. Che non è ancora uscito? No, è l'ultimo della serie, perché è una serie di 5 volumi che raccontano la storia dell'arte, naturalmente con una selezione che è quella che ho fatto io, indicando e illustrando alcuni artisti rispetto a tanti altri. Ecco, siamo arrivati a 200 e più repliche, vero? Sì. Ecco, e prossimi progetti, si chiede sempre così. Michelangelo è già partito a Foggia e la prossima giornata sarà il 9 di giugno al Teatro Romano di Verona. Bene, se vuoi dire ancora qualcosa, a te il microfono, differentemente da quello che si fa in TV. Io ti lascio spazio libero. Resisto. Bene. Allora, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, ringrazio anche Saulo Moretti per aver permesso di poter avere questo incontro, e Lara Perugini. Lara Perugini! Eccola lì, facciamola anche vedere, vieni di qua se vuoi. Ecco, la cineoperatrice. Bene, signore e signori, buona serata.